Sì, sono qua. Sono qua. Gianna Infante, presidente del Croce Rossa, Comitato Agropoli e del Cilento. Oggi inizia un nuovo percorso nella città di Castellabate. La Croce Rossa era già presente, però oggi fisicamente ha una sede reale dove saranno svolti tantissimi progetti e tanti corsi di formazione soprattutto. Ricominciamo a Castellabate con questa nuova sede. La nostra promessa è quella di iniziare immediatamente un corso e già si ci può iscrivere su Gaia, che è la nostra piattaforma, Gaia.cri, e dal 22 gennaio inizierà il corso base per diventare volontari di Croce Rossa. Non è stato semplice questa inaugurazione, però, come dicevo prima, dal dolore bisogna aspettare la rinascita, e da stasera Castellabate, in memoria di Tommaso, ricomincerà con la presenza inaspettata da parte mia. Veramente è stato emozionante, di tantissime persone. E questo progetto che porteremo insieme sicuramente sarà un successo, e quindi per l'inclusione. C'erano qui presenti delle associazioni di volontariato, c'era la protezione civile, c'erano forze dell'ordine, c'era il calore di tutti, e quindi spero sono convinta che sicuramente sarà la rinascita della Croce Rossa nel comune di Castellabate. E siamo con Francesco Lenzi, che è il presidente di questa nuova associazione che si è costituita proprio per far vivere ogni giorno Tommaso, è il caso di dirlo. E Tommaso vive attraverso le azioni di questa associazione e nei progetti che saranno realizzati. Sì, noi dobbiamo il grazie a questa associazione e alla forza d'animo dei genitori di Tommaso, due persone che potevano rinchiudersi nel dolore, invece hanno trasformato la loro rabbia nella forza di creare questa associazione, chiedendo l'aiuto agli amici, persone che hanno conosciuto e che hanno conosciuto soprattutto Tommaso, un ragazzo spettacolare. Gli scopi dell'associazione sono l'abbattimento delle barriere architettoniche a 360 gradi, specialmente sul lato costiero, quindi creazione di percorsi per non vedenti con l'aiuto ausilio di amici di Tommaso che lavorano nella guardia costiera, l'abbattimento delle barriere per raggiungere la spiaggia e raggiungere il mare. Altri presidi qui di pronto soccorso, quindi emerge primo un BLS di utilizzo del defibrillatore, e altri tantissimi, abbattimento di qualsiasi tipo di pericolo possa esserci sulla strada, perché anche scopo dell'associazione è quello di annientare eventuali pericoli e insidie che potrebbero essere presenti sulle strade cittadine e non. Dobbiamo ringraziare la famiglia Gorga per questa iniziativa. Noi siamo qui a dargli una mano, ci saremo tutti e siamo in tanti, come vedete oggi, e c'è bisogno sempre del vostro ausilio. È stata fatta una prima iniziativa di raccolta soldi, di raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi sociali. È una pallina per Tommy, chiunque vuole può fare una donazione in presenza o anche tramite bonifico ed effettuare questa donazione affinché l'associazione possa raggiungere i suoi scopi sociali, e questo per beneficiare, far sì che ne benefici poi tutta la popolazione. Questa sede rappresenta davvero un momento di grande solidarietà da parte della famiglia Gorga, da parte di Carmen e di Giovanna sicuramente, perché in questi 3 mesi nel loro grande dolore hanno avuto la forza e la capacità di organizzare questa grande e bella iniziativa. Quindi grazie anche alla Croce Rossa, nella persona della Presidente Gianni Infante, che ha voluto fortemente questa cosa, e stiamo già realizzando con loro dei progetti per portare avanti questa bella iniziativa, progetti che si rivolgono al sociale, alla solidarietà, quindi a tutta una serie di interventi per il benessere della popolazione. Quindi su questo argomento noi ci siamo in maniera particolare, pure sui servizi in generale, sui servizi sociali stiamo realizzando dei progetti. Stiamo partecipando a una serie di bandi importanti che stanno uscendo in questo momento, quindi siamo rivolti molto a queste problematiche, davvero. Siamo con Mariangela, presidente dell'associazione Cilento for All, sezione giovani, presente a questo importante momento dedicato all'inaugurazione del nuovo presidio
di Croce Rossa, Comitato Agropoli e del Cilento. Allora, quale sarà l'azione di Cilento for All a supporto di questa iniziativa? Noi, Associazione Cilento for All, abbiamo, avendo anche sede ad Agropoli, abbiamo sede ad Agropoli, però abbiamo cercato di far reintegrare ragazzi e gruppi di tutti i nostri, di tutti i territori, dei comuni di tutti i territori. E vogliamo organizzare iniziative, vogliamo organizzare degli eventi di socializzazione e di benessere per tutti i ragazzi, con tutti i ragazzi speciali. E in questo momento ringraziamo la Croce Rossa, Giovanna Infante, la presidente, il papà di Tommy, la mamma di Tommy, che ci danno la possibilità anche di poter organizzare qua nel comune di Castellabate i nostri eventi. Abbiamo bisogno anche di volontari che ci aiutino nelle nostre creazioni e siamo ben felici di collaborare con la Croce Rossa. Volevo ringraziare tutti e grazie e combattiamo per avere un presidio medico dotato di dottori sempre. Grazie a tutti.